Allora, oggi iniziano le audizioni di Area Sanremo, Ebbene ovviamente sì. fai parte della commissione. Quali Ebbene bene emozioni sì. e racconto di queste ore? È la seconda volta, quindi sono stato confermato, che è la prima volta nella mia vita che vengo confermato. Le emozioni sono molto forti perché nella realtà dei fatti ci troviamo davanti a ragazzi che hanno un percorso artistico già ben sviluppato, non sono degli artisti accennati, sono artisti che hanno qualcosa da insegnare e io sono qui per imparare, come ho fatto l'anno scorso, quindi seguo con molta attenzione i provini, le audizioni perché imparo ed è una cosa che mi è sempre piaciuto fare. Poi Ok, Sanremo è un nome che attira tantissimo tra i giovani, anche se ci sono tantissime possibilità ormai, no, per diventare, tra virgolette, famosi. famosi tra virgolette e tantissime tra virgolette, in realtà non sono poi così tante. E quella di Area Sanremo è particolarmente privilegiata dato che i ragazzi hanno la possibilità di presentarsi con un brano e seguire un percorso, modificare il brano, portarlo a compimento. Quindi credo che sia forse l'unica che ti dia la possibilità di fare un percorso di questo genere. Poi i talent sono, esistono, meno di 10 comunque, e forse meno di 5, forse pure meno di 4, 3, forse 3. Però ecco, sì, questa è un'altra scelta, è leggermente diversa. Vedi Sanremo nel tuo futuro? Festival di Sanremo? Ma io assolutamente, ma lo vedo anche nel mio presente, nel mio passato e anche nel mio participio lo vedrai. È un consiglio da dare ai ragazzi? Di lavorare sul brano, perché Sanremo è il festival della canzone. La differenza, secondo me, che si nota subito è che per quanto riguarda i talent, quello che conta è più la voce, poi viene magari assemblato se manca. O si parte da brani personali, cercano di assemblare un personaggio che è quello che ci interessa al giorno di oggi, ci interessa, parlo di voi, del mondo. E invece il Festival della Canzone si concentra di più appunto sulla canzone. Quindi avere un brano che stia in piedi, ecco.